Da Verona con furore, eccola qua, la nostra food blogger di oggi. Vi presento Giulia Moscardo. Ciao a tutti, piacere, buongiorno. Ilenia, ben arrivata. Come dire, avere due ospiti al prezzo di uno, perché sì, potete notare che la nostra Giulietta aspetta un bimbo e per la precisione sta aspettando Alice. Sì. Siamo a 6 mesi e mezzo circa. Sì. Come stai? Sto molto bene, mi grazie. Fa molto piacere, poi siamo fieri. Dinamica, molto. Sì, ma molto calma, tranquilla, vedrete, lei è una persona che vi mette in totale relax e con la quale andremo a scoprire il mondo di questo blog, importante ovviamente per te, per una tua creaturina pure quello, che è il pomodorinoconfit.com. Appunti veg, giusto? Sì. È un po' il sottotitolo, perché tu sei vegetariana da sempre. Io sono vegetariana da quando sono bambina. E sì, quindi volevi portare anche ai nostri Golden Chef due ricette che fossero vegetariane e alla portata di tutti. Certo, giusto? Molto semplici. Beh, semplici non lo so, lo dico io posso io. Dirlo. Beh, sì, una sì, sì, sì. Okay. Però secondo me sono molto gustose e non vedo l'ora di provarle. Allora, diciamo partiremo con le linguine ai capperi su crema di cannellini. Esatto. Questa sarà la prima ricetta. E la seconda ricetta? Dilla bene. La torta rossa che però è di Verona. Esatto. E c'è un mistero dietro questa torta. Restate con noi che tra poco vi diciamo. E soprattutto impariamo a bere. Impariamo a bere perché quando si cucina si suda. Viene sete. Viene sete, bisogna bere l'acqua buona. E tu non dovresti allora bere. Perché parlo poco. No, perché non cucini. Io sono qua, sopra i fornelli. Ecco, il pomodorinoconfit.com, ricordiamo ancora una volta il blog della nostra ospite di oggi. Questa è la tua acquetta. Grazie. Facciamo un brindisi a tutti i Golden Chef e anche a Segugio. Ciao Segugio. Ciao Segugio. Io faccio chi zomba. Chi zomba, no? Chi zomba. Ma chi zomba? Ma chi zomba? Noi, dopo aver mangiato questo piatto. Assolutamente, assolutamente. Sì. Le chiacchiere che ne dite dopo? Vado subito, sì, cosa dite? A presentare. Noi la facciamo prima... quello che vuoi tu. Va bene. Vieni. Vedi come mi dà il contentino. Linguine ai capperi su crema di cannellini. Questa è la prima ricetta che Giulia Moscardo ci ha portato quest'oggi. 160 grammi di linguine, 30 grammi di capperi sott'olio, una scatola di cannellini lessati, mezza cipolla, uno spicchio d'aglio, peperoncino e sale e pepe quanto basta, chiaramente. Già il fatto che tu abbia scelto le linguine, devo dire che io sono contenta perché è un formato di pasta che mi piace tanto. Ma allora, in realtà facciamo adesso gli spaghetti. Ecco, grazie, tutto pur di non farmi contenta. Allora, intanto Giulia, sì, grazie perché ci hai portato altre due esperienze che sono legate alla cucina e al mondo vegano, ma che è fatta anche di peccati di gola. Vegetariano. Perché, vero, no? Sì, scusa, vegetariano, perché non è detto che vegetariano non sia buono, assolutamente no, gustoso, giusto? Certo. Ecco, e quindi in poche parole, il tuo appunti veg e peccati di gola, il sottotitolo del tuo food blog, cioè ci spiega chi sei tu. Sì, perché io sono appunto vegetariana fin da bambina, ma adoro i dolci, perciò ragazzi, non è un blog dietetico, no, per assolutamente forza. Assolutamente, ecco. Noi qua assolutamente siamo dell'idea. Noi invece siamo un po', sì. Cosa? Noi dietetiche? Noi siamo? Noi siamo la dieta fatta persona, nel senso che sono anni che ci proviamo, ma poi alla fine abbiamo gettato anche la spugna. E allora, partiamo da dove, care chef? Allora, io dalla cipolla. Sì, ti ho già regolato di sale grosso l'acqua. Ci benissimo. Vogliono 12 minuti per queste. Ecco. Per cui io direi di aspettare. Con la pasta, che è veramente importante, perché sì, anche qui avete fatto una scelta, diciamo, di ingrediente. Tu sei molto attenta agli ingredienti. Mi piace, a me piace molto variare. Mi stufo a mangiare sempre le stesse cose, quindi anche scegliere le linguine è un modo... La vuoi diverso. A fettine, a pezzettini, come la a vuoi? A fettine, basta, l'ammorbidiamo un pochino in padella, sì, con un po' lì, d'olio. Lì se vuoi c'è lo spicchio, sì, d'aglio. Sì, pure. Sei come facendo, sì, tu, Giulia, guarda. Okay. Io sono il tuo aiutante. Ecco, Ilenia è la sous chef. Allora, diciamo che intanto tu hai 34...
35. 35 anni, da quasi 4 è nato il Pomodorino Confit, sì. il tuo blog, che ricordo è il pomodorinoconfit.com, e tutto questo è partito perché comunque tu sei sempre stata appassionata di cucina o è una cosa che un giorno è scattata? Allora, se devo essere sincera, non mi ricordo esattamente quando in quale momento della mia vita è nata, però a me è sempre piaciuto stare in cucina. Scusate, ma stiamo ridendo perché dopo avergli rotto le scatole così tanto, Enrico Bianchi ci ha fatto il cartello con scritto pennarello nuovo, finalmente si legge adesso, eh. Scusami amore. No, figurati. E quindi non sai esattamente quando non è partita. Non so esattamente quando è partita questa cosa, però c'è stato un momento in cui il blog mi è servito per incanalare tutta questa voglia di cucinare. Ma tu già convivevi? O no, come? No, la vivevo da sola. Ah, ok. Sì, abitavo da sola. Come si vive? Molto bene, la cosa, l'esperienza più bella. Ilenia ha detto, non so che cosa significa. Non lo dire. Dai, no, scherzo. Quanto tempo hai vissuto? 4 anni. Insomma, dai, 4 anni. Che noia. No, non è tutto, una noia. Scusate, tutto bene. Che ti faccio notare che Segugio vive da solo, ma non ha tutta sta luminosità, Dici? No, Allora, quindi tornando a noi, nasce il pomodorino confit. Sì. Perché proprio il pomodorino confit? Perché è un prodotto che a te piace? Ho scelto questo nome perché è un intanto un vegetale. Sì. È un vegetale allegro, è rosso e Ed è soprattutto tanto buono. Io ancora adesso non ho capito come si faccia. Lei me l'ha spiegato, Ilenia me l'ha spiegato tante volte. Sì, non so come si faccia. Ma hai visto che olio buono che abbiamo noi? Sì, lo uso anch'io. Ma va! È il tuo territorio. È il tuo territorio, forse. Allora, la cipolla. Ok, la cipolla la mettiamo qui. Sì. Con un po' d'olio e un po' d'acqua. Ci serve solo per ammorbidirla. Ecco. Ok. Quindi non si soffrigge, ma in realtà. Beh, uso acqua buona per questo. Sì. Giusto? Va si appassisce, dopo la frulleremo insieme ai cannellini. Ai cannellini. Dimmi tu quanto. Va bene così. Quindi poca poca, insomma. Sì, sì. Cannellini sì. Che sono una tipologia di fagiolo che viene molto utilizzata dai vegetariani, devo essere sincera, a me piace moltissimo. C'è una zuppa che insomma in casa chiamiamo veneziana perché ha origini molto, molto antiche, fatta con il farro, con i cannellini e i bruscandoli. Wow. Che è una zuppa, cioè, va servita, beh questa è la stagione perfetta. Tu? Sì, la faccio io. Riccardo, so che mi odi, è mio marito che la fa, va bene. E quindi andiamo avanti. Aglio, quindi cotture tutte separate, anche in questo caso. Sì, questo mi servirà per fare la crema di cannellini. Ah, okay. Invece qui metteremo i capri tritati giusto per creare un pesto un po' più saporito, poi toglieremo l'aglio. Che tra l'altro i capri sono stati dissalati perché erano sotto sale, certo, sciacquati bene e asciugati e poi messi sott'olio. Si riesce a togliere abbastanza il sale dal sale? Se fai due o tre, li lasci in ammollo, li fai due o tre lavaggi o anche okay, più, riesci. Rimane perfetto. Una minima parte di sapidità. Sì, beh, ovvio, certo. A differenza magari di quelli che sono già in salamoia. Tu puoi metterti dietro le telecamere perché, cioè, non so... Ma tu muoviti che io faccio il balletto, non ti preoccupare. Invece utilizzate i capperi sotto aceto, basta sciacquarli un attimo e poi li Scusate, si mette con l'olio. Scusate, io sto dando il mio importante contributo alla riuscita li trittiamo della ricetta un po'. Di oggi. Guarda cosa sto facendo, se non ci fossi io ragazze non lo so. Allora, naturalmente capperi. Io quanti? Ho scritto 30 grammi ma sì. Corrispondono a 3 cucchiai più o meno, poi va a questione di gusti, cucchiai. Ah, quindi abbondi di capero, buonissimo. Cappero o quanti capperi? Mi piacciono? No, davvero? Sì, grazie. Mi piace tanto. Tra l'altro il cappero e il cannellino insieme è un connubio inaspettato, bisogna proprio assaggiarlo. Se lo trito, hai voglia? Sì, volentieri, grazie. Benissimo, se mi passi un passino qua sotto. Ti passo un passino? No, sopra. Ti passo un passino, eccolo qua. Perfetto. Invece mi interessava far capire ai nostri Golden Chef che questa ragazza, che insomma insieme ad Alice, questa bimba che sta per nascere, non si occupa solamente di cucina. Nella sua vita ha anche un mestiere che la tiene occupata ben 8 ore al giorno, come tutti gli esseri mortali. Cioè tu sei una chimica e fai il controllo non so quante volte al giorno in una nota azienda di produzione di latte italiana.
Perché è importante, ovviamente, man mano che viene portato dagli allevatori il latte in azienda, va controllato. Ci occupiamo, no? Naturalmente siamo in più persone in laboratorio, ci occupiamo di analisi chimiche e microbiologiche. Ma questo ti ha portato anche ad avere una curiosità su quella che è la chimica, come mi insegna sempre Ilenia, dell'insieme dei sapori, del, cioè questo prodotto che ha questo tipo di tipologia chimica piuttosto che un altro? Ma credo no, siano due cose separate, nel senso che una parte è più tecnica e l'altra è più godereccia. Ah, istintiva. Sì, istintiva. E quindi in poche parole, cioè tu il tuo lavoro, fai il tuo lavoro e quando torni a casa ti scateni praticamente. Sì, e il blog e la cucina sono un modo per me di liberare la Posso mia immaginare. Creatività. Certo. Che poi ci vuole, ci vuole. Che ci spiegava prima Giulia che praticamente dice: io lavoro tutto il giorno, arrivo a casa la sera, non ho la luce giusta. Sì, lo mettiamo nella padella al centro. Non ho la luce giusta per fare le fotografie perché quella sarebbe la mattina, vero tu, Ilenia? Mi insegni? Il pomeriggio, con il primo pomeriggio per me. Ecco, perché poi dipende la finestra in che punto della casa è posizionata. Anche questo è vero. Sì. Bisogna vedere se c'è nuvoloso, se c'è una luce buona. Sì, non è facile. No, e poi lo puoi fare praticamente quando sei libera, cioè nel fine settimana. E qui entra in gioco Davide, che è il tuo compagno, il papà di Alice, giusto? Che diciamo una troppo di acqua? Sì, un pochino d'acqua e un pochino d'olio qui. Possiamo anche togliere l'aglio a questo punto perché ha già insaporito l'olio, perciò dimmi tu quanto. Quest'acqua. Sì. Ok, basta. Guarda. Ups. Occhio che non. Adesso appena l'acqua si consuma possiamo mettere tutto nel frullatore di immersione. Quindi i cannellini non li vai a ripassare? No, lo faccio senza. Okay. È buona lo stesso. No, ma è giusto per capire, perché poi in padella. Cipolla. A crudo praticamente, sì. Come si dice. Sì, che poi sono già sbollentati. Sì, sono sbollentati. Ho scelto i cannellini lessati in scatola proprio per velocizzare. Ma guarda che a noi non disturba, sai, questa cosa, ma neanche un po'. No, anche perché altrimenti doveva alzarsi lei la mattina presto, del giorno prima. Mettere in bagno i fagioli la sera la notte prima. Perché se volete che i fagioli non creino problemi di gonfiamento, fiore, andrebbero praticamente lasciati in ammollo tutta la notte e l'acqua andrebbe cambiata almeno tre volte. Cambiandola tre volte c'è la buccia che perde una sostanza che è quella che crea appunto questo simpatico disturbo. Chi è che te l'ha detto tutte queste cose? Le sapevo, qualcosa la so anch'io, Ilenia, qualcosa mi hai insegnato tu, dopo che io non metta in pratica un'altra cosa. Ma pensavo fosse stata la nostra bravissima nutrizionista. Insomma, che avremo tradotto tra poco, Veronica Bernardi, mi raccomando. Allora, lì stanno andando i capperi che avevi sminuzzato, Ilenia. Ok, possiamo spegnere i capperi, possiamo spegnere anche la cipolla. Quindi adesso svaravran mescoliamo? Usiamo un frullatore ad immersione. Sì. Che io ti do qua. Okay. Dai, facci vedere. Allora, posso prendere un cucchiaio? Certo, è di là? Sì. È di qua. Se ti rispondevamo di no, lo prendevate voi. No. Col dito. Che poi queste sono le classiche ricette che si possono fare tutte le volte, perché i capperi, bene o male, ce li hai sempre, hai sempre anche i fagioli, una cipolla, a meno che non sia a casa mia, c'è sempre, cioè proprio è una... Allora adesso aggiungiamo la cipolla. Quanto sarà passato da quando è dentro la pasta più o meno? 10 minuti, questa la fai ripassare poi in padella, quindi termini la cottura qui? La cottura in padella, la fai scolare? Insieme ai capperi? Insieme ai capperi. Vuoi che un minuto prima la tolga e finisci la cottura qui? Va benissimo. Allora aggiungo qui dentro un po' di sale. Che è lì. Che è qui. E un po' d'olio. L'olio anche. Tocca tutto a te, Ilenia, oggi. Oggi. Benissimo. Un po' di sale. Un filino d'olio e un goccino d'acqua. Ancora della acqua fredda, possiamo prendere o di quella di cottura della pasta. Posso pescarla con il cucchiaio? Guarda, no, abbiamo il mestolo. Esatto. Tu dimmi quanta ne vuoi. Poi quest'anno abbiamo tutta una serie di accessori per la cucina che sono belli, pratici, eleganti. Vuoi mettere, li usiamo? È quasi un orgoglio, cioè dire, mi dai, vuoi questo mestolo? Devi frullare, ecco qua. Aggiungiamo anche un po' di pepe se c'è. Sì, dai.
qui per dare anche giusto, avevamo scritto sale e pepe effettivamente. Sì, aspetta, okay. Ripeto, stiamo preparando le linguine ai capperi con crema di cannellini. Anche la nostra Silviotta sarebbe capace di farle. Grazie, grazie. Mi viene da ridere. Il peperoncino, non ti ho chiesto dove è. Il peperoncino va qua dentro. Ma tu lo vuoi in polvere allora? Se c'è, è più pratico. Se c'è. Sì. Dovrebbe essere. Beh, intanto comincio a frullare, sì, poi intanto io vado in cantina. Un attimo. Vado in cantina, ha detto. Allora, parliamo di Davide, che è il tuo compagno, giusto? Sì. Che condivide con te questa passione. Non abbiamo la stessa passione, diciamo che mi sostiene nella mia passione. Mi sostiene, è fantastico. Fa da cavia a tutti, certo, i miei esperimenti, perché non è detto che... Sì, non è detto che funzioni sempre. Però, com'è, è buono o è cattivo come il nostro Enrico, che dice no, questa cosa non mi piace? No, è bravo e anche sì, mangia un pochino. Bravo. Si presta. Sta venendo. Sì, c'è un goccino d'acqua ancora, perché certo, certo, la diluiamo un po'. D'acqua ne abbiamo finché vuoi. Là. Perfetto. Ok. Basta? Sì. L'acqua di cottura della pasta l'aiuta anche a tenerlo caldo, perché il cannellino è a temperatura ambiente, giusto, la cipolla giustissimo, è poca. Che bontà. Ti ho messo il peperoncino quando vuoi. Ma vedete com'è calma, tranquilla, Giulia, mi scarto, bravo. Veramente. Okay. Finché voi state finendo di preparare, sì, la crema di cannellini e tutto quanto, io andrei di là, dove c'è la nostra nutrizionista Veronica Bernardi, e restate con noi perché anche oggi ha dei consigli utilissimi per tutti. Allora, mi sono precipitata nel nostro angolino dove ci aspettava me, ma naturalmente tutti voi cari Golden Chef, la nostra life coach, la dottoressa Veronica Bernardi. Buongiorno, arrivata. Grazie. E a proposito di le cose che si conoscono poco, di cui non si sa insomma molto, si conosce male, ecco, e volevo che tu ci parlassi di quelli che sono considerati gli alimenti tossici o velenosi addirittura. Esatto, sono alimenti di cui facciamo un uso comune, ma che non sappiamo che se consumati in quantità eccessive o poco cotti possono essere davvero rischiosi per il nostro organismo. Wow. Allora, per la serie, se non sono cotti bene, abbiamo ad esempio i funghi, sì, cioè andrebbero cotti abbastanza, infatti la quantità di funghi che si possono mangiare crudi sono veramente molto poche. Il porcino sì, forse. Sì, il porcino, piuttosto che alcuni champignon, certo, magari, però certo, non eccedere nelle quantità. Ah. Poi la buccia delle patate contiene la solanina, soprattutto quando è verde, soprattutto poi nei germogli, assolutamente eliminarla o cuocerla molto bene, perché appunto la solanina può essere veramente pericolosa per l'organismo. Io ho sentito la buccia delle patate, fa bene, ma deve essere buccia fresca, deve essere buccia fresca, germoglio. E deve essere comunque sbollentata, ecco, sbollentata, sì, 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 e non verde, okay, che ci sono alcune che sono verde. Okay. I fagioli crudi che restano indigesti, infatti bisogna... Ma chi mangia? In realtà... Non, magari non sono lasciati in ammollo abbastanza, ah, e quindi poi durante la cottura non si rompe poi tutta la chitina che è all'interno della buccia dei, certo, fagioli, e che è poi quello che ti fa stare veramente male, che è molto molto indigesta. Infine le foglie di rabarbaro, noi non le cuciniamo tanto, però se mangiate crude sono velenose, hanno una tossina che va veramente a impedire al sangue di portare l'ossigeno proprio negli caspita, organi, sì, sì, molto pericoloso. Mentre ci sono altri alimenti che difficilmente mangiamo, però magari accidentalmente li consumiamo, che se in quantità eccessive sono molto pericolosi, come i noccioli, per esempio delle ciliegie, ah, in generale di tutti i frutti, però stiamo parlando di 40-50 noccioli, certo, che magari anche i bambini, magari non tutti lo stesso giorno, però una persona può assorbire, certo, o assimilare, sì, sì, e invece sì, da evitare. Le mandorle, ci sono delle mandorle amare, attenzione perché ne bastano 15-20. Sono velenose. Sono velenose, quindi... L'arsenico mi pareva, estraevano l'arsenico, bravissima, vero? E quindi bisogna proprio, sì, stare attenti, sì, perché sì, magari sono andate a male o non sono buone di qualità e possono essere davvero pericolose. Anche quando fate un dolce, per esempio, assaggiatene una prima di utilizzarle, che non si sa mai. Certo. Così anche i semi delle mele.
per esempio, tutti i noccioli, sai, semi. Che a me piacciono i semi. Quando io mangio la mela, mangio tutto, a parte il picciolo, mangio tutto. Allora, diciamo che la quantità, la dose pericolosa è tipo un bicchiere. Ah, beh, allora. Sì, non arrivi a mangiare tanto. Però insomma, bisogna fare attenzione, insomma. Esatto. Le bacche di sambuco, per esempio lo stelo di sambuco, che adesso va molto con lo sciroppo, certo, di sambuco, sì, che si usa per le, sì, preparazioni. Bacche e fusto sono pericolosissime. Okay. Così come anche la noce moscata, mangiata in quantità eccessive, diventa molto pericolosa. Ad esempio anche il prezzemolo, se consumato in quantità eccessive, porta un aborto spontaneo nelle donne in gravidanza. Io ho sentito che non andrebbe cucinato perché rilascia velocemente una sostanza, esatto, che per una neurotossina, tossica, esatto, neurotossina. Sì, 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 vanno proprio a bloccare. Preferibile metterlo all'ultimo momento prima di spegnere la pentola. Brava, ancora, esatto, proprio all'ultimo, se è surgelato, okay, se è fresco, meglio ancora, però non cucinatelo, okay, e non esagerate con le quantità, certo, soprattutto. Anche perché poi diventa troppo invasivo, copre il sapore delle cose. Esatto, giusto? Addirittura c'è un pesce in Corea che ha una neurotossina tale per cui per cucinarlo bisogna avere una licenza, sì, perché è mortale, un milligrammo di quel pesce è mortale. Pesce palla. Quindi fate molta attenzione, ci sono quelli che lo sanno preparare, ma insomma io eviterei. Preferisco il tonno in scatola a questo punto. Grazie, Life Coach, sei stata meravigliosa. Noi invece, cari Golden Chef, siamo prontissimi a offrirvi di tutto di più nella nostra cucina. Torniamo in cucina, oggi cari Golden Chef, con Giulia Moscardo, la nostra amica che arriva da Verona, non con furore ma con calma perché aspetta una bimba, è di 6 mesi e mezzo, nel caso aveste acceso solamente adesso. Siamo in fase finale della Dobbiamo solo impiattare. Ecco, e parliamo di queste linguine che hanno un aspetto... Io abbiamo aggiunto la colina, guarda Elena. Ah, io no. No. Benissimo, allora visto che tu no, vai, andiamo, giusto? Ok, sì. Allora abbiamo la crema di cannellini. Esatto. La mettiamo sul fondo. Che dà cremosità. Dà cremosità. Ah, che fantastico. Secondo me col cappero veramente. Sì, ci sta molto bene, da provare. E sopra una rosellina di linguine. Che bello, sì, perché anche l'occhio vuole la sua parte, sì. Tu ne parli a me, piace l'estetica dei piatti, sì. Sì, ti piace il bello, mi, no? Piace, mi il bello, certo, che bello ragazze, che, okay, fame ragazze. Vabbè. Sì, naturalmente anche questa è una delle ricette che potete riprodurre a casa, sì, magari, è molto semplice, con pochi ingredienti, esatto, o se volete, non so, anche personalizzarla, perché poi il gioco metti è questo, metti che hai i ceci. E no, non hai cannellini. Si può fare, e metti che hai le tagliatelline. E metti che hai i borlotti. E metti che oggi cambiamo salto, ricetta. Oggi metti che ho le olive e non i capperi, vanno bene anche quelli. Metti che non hai niente, chiami lei e te li fa. Certo. E metti soprattutto che non sai con che vino abbinare questa meraviglia. Che cosa chiami? Facciamo? Chiamiamo gli amici di Ice Veneto, scusate, perché loro sanno come fare, con quale vino andrà sto piatto. Non lo so, io ci penso tra poco. Però è una sfida. Michele, buongiorno. Eccoci. Altro abbinamento. Altre linguine. Meravigliose, poi tra l'altro molto molto buone. Questa volta andiamo a farci un giro nella zona di Cornigliano Valdobbiadene, in una delle aziende che sono più conosciute a livello internazionale. Sono in realtà è conosciuta per un prodotto in particolare, che è il Prosecco, no? Stiamo parlando dell'azienda Storia, in questo caso però ho portato un abbinamento un po' diverso dal prosecco classico, che è un Colli di Conegliano. Buone. Abbiamo il Chardonnay, abbiamo l'Incrocio Manzoni, è un prodotto che è un, diciamo, una dedica alla madre di Giorgio e Paolo Polegato. Quindi Mina, questo Colli di Conegliano dalla luminosità, puoi vedere, come puoi vedere questo giallo intenso, questo riflesso verdolino, no? Bella acidità, ci dà già venire in mente che il naso è intenso, è complesso, rotondo, abbiamo frutti, pesca, polpa gialla, no? E richiami poi di erbe aromatiche, questo sentore ancora vegetale, questo traccia di Sauvignon che è presente anche su nel blend. Un vino, sì, un po' complesso. Sì, questo. Ma sta bene con il prodotto, che con le linguine come le avete realizzate. Questa tendenza dolce, questa avvolgenza nei profumi, la persistenza aromatica ci serve. E quindi, sì, andiamo a assaggiarlo in bocca.
complesso anche in bocca, però fresco. Complesso, ci sostiene questa spalla acida, no? Questo nervo acido e questa parte salina che ci rende il prodotto di facile beva, perché a volte sì, sfugge, no? Però ci fa venire voglia di riassaggiare. E quindi è questo, se non altro, il vino da pasto, come dovremmo intenderlo noi, che ci rinvita un tutto pasto. Questo è un vino che possiamo anche utilizzare come aperitivo, volendo. Se non vogliamo usare la classica bollicina, c'è sempre un'alternativa. Adesso stavo parlando di surf, perché volevo cambiare, no? Surf, però siamo un po' fuori stagione, facciamo quello della slitta. Ma no, vabbè, non importa, ok. Allora, siamo ritornati, cari Golden Chef, due chiacchiere in cucina con una mini cuoca, è piccolino, tutto uno scricciolo, Giulia Moscardo, del pomodorino confit.com. Piccola matriosca. Sì, matriosca nel senso vero del termine. Buono! Ma sì, perché abbiamo Alice, ciao amore! Alice, c'è Alice. Alice, di bambini, c'è Alice lì dentro. Che dice? Andiamo con questa curiosissima torta rossa di Verona. E poi spieghiamo anche perché una volta per tutte. È una torta molto buona, per cui vi serviranno 300 g di pasta sfoglia, 200 g di amaretti, 3 uova, un pizzico di sale, 150 g di zucchero, 140, vedete, non ho gli occhiali, 140 g, volevo fare, va bene, di burro, 130 g di farina, 100 g di mandorle, poi ci vuole del buon rum, mezzo cucchiaino di lievito per i dolci e zucchero a velo. Allora, entrate cuoche, per fare un omaggio alla nostra Antonella, pronte cuoche via. Via. Chissà come starà Antonella nella sua casa in campagna, sarà sola, poverina, in mezzo agli animali. Sa che è sola. No, sola, lo so, clerici, dici no? Perduta in campagna. Dice, ma perché sono... sola? Anch'io sono andata a vivere in campagna dal centro di Verona. Più o meno adesso. Allora, la torta russa, vogliamo già dire per quale motivo si chiama russa se è veronese? Sì, è una torta tipica di Verona, nel senso che nelle vetrine del centro, nelle pasticcerie la si vede. Capito. Sì, però penso che pochi veronesi sappiano che sia una torta tipica della città. Contributo in studio, abbiamo un operatore di Verona che sicuramente, esatto. No, perché sta facendo... Lui non l'ha mai vista, ha detto. Perché si chiama russa? In ogni caso di russo non ha nulla, se non si dice, si narra che la forma assomiglia al colbacco russo. Ecco, quindi vedremo alla fine la forma di questo colbacco che ha dato il nome praticamente a questa torta. Molto facile, ingredienti semplici. Sì. Colbacco? Chi lei oggi va a bocca con le battute. Ascolta, io ti rompo le uova. Sì. E d'altronde sai farlo meravigliosamente, Ilenia. Me lo dicono spesso, soprattutto sì, in famiglia. In casa lo sapevo che l'avresti detto. Tuo marito dice mai di te queste cose? Perché in casa lei ha 3 uomini, ha 2 gemelli che ormai hanno 20 anni. Va bene, quindi sono adulti e quindi fanno presto a dire mamma, si basta. Scherza. Si scherza. Insomma. Sai una cosa che mi ha colpito della storia della nostra ospite di oggi, di Giulia Moscardo? Ilenia, e lo dico anche a voi Golden Chef, che praticamente ha delle passioni, una di queste è quella di fare picnic sul tappeto di casa guardando Sex and the City. Numero io trovo uno. Che sia una, cioè, cosa numero uno, ma come ti mai tutte le videocassette, ma che bello, con le amiche passavamo le serate, bello. Così i vecchi tempi, sì, perché smangiucchiavamo sedute sul tappeto. Ma tu cucinavi o prendevate roba pronta? Dipende dalla situazione. Cioè, tutte queste cose belle le facevi nei 4 anni in cui hai vissuto, no, da sola? Anche prima ero ancora più giovane. No, era una domanda. Stupendo, comunque, però, sì, si fa. Ecco, ascolta, cominciamo, sì, dai, andiamo, a fare qualcosa. Sì. Allora, uova e zucchero montati vanno insieme. Vanno montati insieme. In planetaria. Sì, va bene. Ok. E poi cosa facciamo? Tritiamo poi amaretti e mandorle. Sì. Meno male che ci sei tu, se no lo faceva fare a me. Io detesto tritare le cose. No, ma se si fa... può utilizzare un mini pimer, un frullatore. Si può un frullatore, sì. Certo. Adesso sta armando la planetaria, la nostra Ilenia.
se ce l'ha con calma. Un momento, no, guardate da un'altra parte. No. E tornando invece a noi, cara Giulia, parliamo di come la cucina piano piano è entrata nella tua vita, perché un'altra curiosità dell'esistenza di questa giovane donna è che i libri di cucina piano piano sono entrati in casa tua, appassionandoti a un punto tale che eri costretta a spostare gli altri libri. È vero, ho comprato un'altra libreria. E mi piacciono tantissimo e mi piacciono anche quelli con le belle foto. Ecco. Piano piano negli anni sono diventata un po' più selettiva. Bene, ma parlando di foto, visto che tutte le food blogger sono molto brave a fare le foto, tranne me. Ecco, no, non è vero, ma non devi badare a quello che dice l'altro signore di Verona che è qua davanti. Tu hai fatto 3-4 corsi? No, ne ho fatti un paio. Un paio di corsi, sì, di fotografia. Perché è importante anche sapere come esaltare, no? Le cose che poi hai prodotto. Le cose da imparare sono tantissime, sono veramente una dilettante, però mi piace molto, mi piacerebbe certo. Migliorare negli anni, mi piacerebbe veramente imparare di meglio. Chi ti vieta di farlo? Nessuno, scusa. Ci vuole tempo e tanta pratica. Anche tu diventi matta per andare a caccia di props, che sono gli aggeggi praticamente che servono alle nostre food blogger per creare delle belle foto, che non so, la ciotolina, sì, piuttosto che... il problema è che devi avere molto spazio. Sai, per accumularle. Ilenia stava pensando a un garage. Esatto, è un'ottima idea. No, io ho proposto a mio marito, ho detto proprio l'altro giorno, lui stava facendo la barba e mi sono appoggiata e ho detto... cosa ne pensi se cambiamo casa? E mi ha detto, ma non volevi vivere qui perché sei piena di ricordi, sono nati i bambini qui. No, perché potremmo dopo avere, io potrei avere una stanza dove metto tutte le mie cose. Così ha detto, riempi quelle e anche il resto. E non ha... Non ha colto, assolutamente. No. Bisogna scegliere un po', perché altrimenti ogni posto dove vai, qualsiasi cosa carina ti viene da portarla a casa. Te la tirano dietro. Sì. Però ci sono anche perché gadget prendi belli. Tutto... uno per tipo. Sì. Non sì. Prendi tutto il tu servizio. Sei minimalista o sei di quelle che in foto mettono tanta roba? Tendo a fare un foto con poche cose. Poche cose. Okay. Non so se sia per stile o perché o per mi vengono meglio. O per perché non so come metterle tante props, però. Allora, la planetaria ha finito. Okay. La planetaria ha finito. Allora, devi mettere qualcosa. Io ti sto. Però devi dirmi, benissimo. Tu darmi indicazioni. Quando le uova, il burro e lo zucchero sono montate. Ottimo, sono chiare, sono sì. Spumose. Aggiungiamo il burro. Ok, tu fai pure. Vuoi una... scusi, spatola di silicone? Oh sì, dopo 5 anni ancora... So, è qua, lo so, dammi un attimo che ci ragiono, eccola. Ottimo. Ma anche tu però, dammi un attimo. Ci vediamo dopo la pubblicità. Allora, eccoci ritornati dalla pubblicità. Le mandorle e gli amaretti. Ok, sì, non perfetto. Tutti perché altrimenti non ci stava. Ah, ok, quindi adesso vai a mettere il resto degli amaretti e andiamo a mangiare. Ricordi, vero? Certo, tesoro. Aggiungiamo il burro e dopo il burro lievito e farina. Che sono, eccoli qua, perfetto. Contributo della regia. Io faccio lo stacchetto. Finché fate rumore, io faccio lo stacchetto. Ecco qua. Come sta andando, Giulia? Tutto bene? Molto bene. Sei contenta di essere con molto. Noi? Molto. Ne parlerai nel tuo blog? Certo che ne parlerò. Meno male. È un'esperienza. L'abbiamo pagata profumatamente, ma so che lo farà. Insieme alla farina finiamo con un po' di rum. Perfetto. Che dà un po' non di aroma. Tutto, mi raccomando. Cos'è, un terzo di bicchiere? No, è no, la dose meno, di... ne basta due cucchiai. Ah, ok. No, ma sì. Lo so, però io... Allora, io non sono amante in cottura super... evapora tutto l'alcol, rimane solo un retro. Non si sente, promesso. Però poverina, lei ha specificato e tu ci conviene berlo adesso. No, io non amo moltissimi i superalcolici, però confesso che questo ha un profumo molto buono. Sì. E effettivamente mi fa venire in mente rum e cioccolato fondente, che è uno sposalizio, secondo me, no? Manca il sigaro. Beh, io per chi fuma, chiaramente, però. No, ma come
gestualità così. Lo tieni così. Eh sì, eh. Ah, perché no. Capisci? Che bella cremina. Ok. Che abbiamo una cremina, aggiungiamo gli ultimi due ingredienti, mandorle amaretti. Sì. È una torta molto facile. Ah, pensavo fosse molto più difficile e laboriosa da fare. Si mescola. E la caccio adesso a casa. Tra l'altro una torta adatta alla colazione, alla merenda, al dopo pasto, sì, non poi ha, se è sempre buona, no, sì, sì, no, non si sente, piccoli, penso, per la merendina. Lo possono mangiare tutti, certo. Se una persona preferisce ometterlo lo può fare, può non cambia, meno, dici, non cambia il dolce, dà un po' di aroma, sì. Ok, che poi vedrai che quando spero dormirà la tua bimba. Sì. Però fare spero. Già sentire tutti i profumi quando sono sì. piccoli che non sì, dormono. Sì, sì. Aiuta. Che pensavo che sai come fanno vedere certe cose brutte in America robe. Che prendono i bambini li mettono sopra il fornello li fanno, sì. o accendono fanno il fuoco non è il coso inalano sul il gas. Gas e il bambino si addormenta praticamente. Ok, che allora tortiera potete utilizzarla a diametro 24 26 sì. non è importante e poi in base a quello diventa più o meno alta sì certo. sì ma non ah, non influisce l'altezza sì sì ok benissimo. Utilizziamo una pasta sfoglia tonda, già stesa, se siete così bravi da farla a casa meglio. Però volevo chiederti, la vai anche a bucherellare no, prima? No, quindi non serve. Quindi la pasta sfoglia... Uso questo... direttamente la carta forno che Perfetto. C'è, così anche è molto un bel più semplice. Vedi, ognuno ha la sua tecnica. Quindi Giulia praticamente utilizza la pasta sfoglia già con la sua carta forno. Sì, sì, visto che sì, la sì. utilizzo pronta, certo. se la facessi a casa posso anche imburrare la teglia, sì. infarinare... Se vuoi che la facciamo... Certo, abbiamo un giorno di tempo per fare la pasta sfoglia. Carina, carina. Non abbiamo allora dai, tempo. Avanti perché mi sa che ci stiamo consumando tutto il tempo. Okay. Vediamo, sempre di corsa, non è colpa nostra, Giulia? No. Sempre di corsa. Che vita triste, che vita grama. Allora, diciamo la temperatura per quanto 180 tempo? 180 gradi per 60 minuti, Perfetto. Quindi è una cottura abbastanza importante. Lunga. Vabbè, noi abbiamo pazienza. E mentre noi okay. metteremo in forno, adesso vediamo le ultime si livella cose. Un pochino sì. i lembi della sfoglia che avanzano, i margini si ripiega ah, sull'impasto. Ok, perfetto. Beh, questo sarà il mio cavallo di battaglia. Bella, 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 ci piace tanto. Chissà come verrà fuori. Noi adesso abbiamo un po' di cose pronta importanti. Per il forno. Le eccellenze del territorio. Ritornerete, spero, tra poco per vedere come esce questa torta russa di Verona della nostra ospite di oggi, Giulia Moscardo. A dopo. Tra poco. Siamo vantati spesso noi tutti della produzione di Due Chiacchiere in Cucina di avere delle eccellenze del territorio veramente eccellenti, questa di oggi è un'altra e vi presento a Stefano Faedo che è il presidente del consorzio Arcole DOC. Molto piacere. Ciao Stefano, Ciao. Ben arrivato. Una cantina che ha compiuto 18 anni. Sì, la denominazione compie 18 anni, diventiamo Quindi, maggiorenni. Diventate maggiorenni, ma nonostante questo è un consorzio abbastanza giovane rispetto alla storia del veronese, se vogliamo. Forse il più giovane, diciamo. Però avete veramente macinato bene, mi pare sì. di capire, perché è un consorzio molto importante, fatto di tante persone che lavorano, che sono i coltivatori, certo. che sono insomma, anche tutto tu, parte da, vero, da loro, da loro esatto. chiaramente. Una passione molto grande alle spalle di questo consorzio. Certamente, è nato appunto nel 2000, come ti dicevo prima, quindi diciottenni. Abbiamo una zona, dunque, siamo partiti con circa 2.000 ettari di superficie vitata per arrivare ai 5.000. Ah, caspita, avete raddoppiato la superficie, con sì. qualità ovviamente, con qualità, che cresceva di anno in anno. Sempre di più. E abbiamo, per dirti, una gamma di vini a partenza di Bacca Rossa, quindi abbiamo Merlot, e Arcole Nero sì? che è uno dei nostri consolidati, uno di quelli che non conosco e mi è incuriosita, non lo conoscevo, andrò a conoscerlo. Arcole Nero ecco. è sempre una base Merlot però certo. affinata in barrique, prima di fare la pigiatura si va a fare in fruttaio praticamente l'essiccazione?
Non è quello il termine, giusto? Ma adesso non mi arriva. Esatto. L'appassimento. L'appassimento dell'uva prima, certo, della pigiatura, dopodiché si arriva ad affinare in barrica, quindi un vino importante che ha portato a casa diversi premi. Questo per quanto riguarda i rossi, poi ci sono i bianchi. I bianchi, abbiamo uno Chardonnay per quanto ci riguarda, i bianchi fermi, e poi il neonato Arcole spumante. Che è questo? Brut, che ha un anno, a dicembre faremo il primo compleanno. Sì. Partito di te. Bene, siamo stati contenti perché... Non so se, perché mi sono distratta per un attimo, non so se sia stata inquadrata bene la bottiglia, perché c'è una caratteristica legata, mi pare di aver capito anche al presidente Stefano Vedo, che è abituato, forse non si vede, eccola qua, fatemi vedere che così capisco, è a favore? Ok, vedete questa caratteristica? Questa è la pashmina del presidente. Così dicono. È troppo carino. Che oggi non porto, visto le temperature. Sì, era assolutamente informale l'appuntamento di oggi. Parliamo invece di tutta una serie di eventi che voi state organizzando. Certo. A dicembre, noi a dicembre partiamo, saremo sul territorio, perché è giusto partire innanzitutto dal territorio per arrivare poi oltre. Bravissimo. Ecco, perché all'inizio siamo conosciuti in lidi lontani, per dire, questo vino, il nero, conosciuto in paesi nordici, in paesi in Germania, certo, si fanno le degustazioni. Dobbiamo farci conoscere anche a casa, vogliamo essere orgogliosi di questo. Siamo partiti dalla bollicina, che è nata l'anno scorso, come ti dicevo, proprio perché è questo il momento dello sparkling, cioè assolutamente attualmente. Sì. E da lì permetti di arrivare, entri in un mondo, fai conoscere un po' tutto quello che è. Quindi praticamente il consorzio Arcole Doc organizza tutta una serie di eventi, sono serate dedicate. Una clou, sarà il 4 dicembre, saremo in Abbazia di Villanova, che è sempre nel comprensorio, infatti ricordiamo che è una denominazione berico-scaligera, quindi prendiamo da Verona fino a Vicenza, sono due province che prendiamo, un insieme di comuni. E tutto è nato dalla piccola dalla cantina di San Bonifacio all'epoca, che dopo, unendosi ad altre, ha creato il grosso gruppo Collis, che è il nostro imbottigliatore. Certo. E nato da quello che, se voi guardate in sovrimpressione, non c'è solo il presidente qua, ma sotto c'è l'abbazia stilizzata praticamente. Bellissima. Dove noi faremo la serata e varie, che è una dei vari eventi. Quindi importante. Ma se volete saperne di più, basterà andare su Cantine Venete, vi porterà su strade del vino Doc di Arcole e li scoprirete tutto un mondo. Grazie a Stefano Faedo, ciao presidente. Grazie a te, alla prossima. E noi naturalmente vi aspettiamo in cucina, è chiaro. Grazie. E come ci hai detto tu, Giulia, un'ora in dopo forno, un'ora di cottura, 180 gradi, esatto. La torta rossa di Verona esce così, sembra un colbacco, come potete vedere, amici. E adesso anche tu tagliare così noi assaggiare. Sì, spolverizziamo di zucchero a velo. Una spolveratina, zucchero a velo. Devo dire che Henry Piglia, il nostro Enrico Bianchi, direttore di produzione, nel frattempo è andato anche a fare una piccola ricerca, ha scoperto che c'è un'altra leggenda, diciamo, legata alla torta rossa. Pare che ci fosse questo chef veronese che andò a lavorare in una nave mercantile, non so, a Odessa, e si inventò questa torta, visto che era là, fece questa torta rossa, pare. Inventerò anch'io, prima o poi verrò ricordato nella storia dalle due presentatrici nel 2500. Vabbè. Allora è arrivato invece il sommelier, e qui è ovviamente duo, può andare a scoprire con quale vino fantastico andrà abbinata la torta rossa di Verona. E adesso un bel dolcetto, un dolce veronese. Sì, però noi ci spostiamo, anziché al 45esimo parallelo di Verona, ci spostiamo verso il 43esimo della Francia, nella zona di Sauternes. Non so se hai mai sentito parlare di questo prodotto. Direi di sì. Sauternes è uno dei vini dolci di spessore più importanti a livello internazionale. È un vino, in questo caso, questa è un'azienda, Carme de Lussac, l'azienda Chateau de Lussac. Questo vino si chiama Carme de Lussac proprio per dare, come dire, un ricordo ai primi fondatori di questa azienda, dei monaci carmelitani che fino al XVIII secolo ebbero questi vigneti e che in seguito alla Rivoluzione Francese li avevano espropriati. Passarono di mano in mano fino ad ottenere oggi i nuovi proprietari, gli ultimi proprietari, che hanno la tenuta proprio a confine con un altro pezzo da 90 di questo territorio, che è lo Chateau di Carme. Ma andiamo subito a vederlo, qui. Perché ti vedo che sei impaziente. No, veramente, questo è uno dei... Visto che brillantezza il colore, sì. Andiamo a naso. Lo sentirai subito con un sentore particolare, una spezia che probabilmente hai già utilizzato.
Aspetta. Ci sei? Al limite mandate la pubblicità. Beh, io intanto, bravissima, io intanto andavo con il miele, no? Magari con quelli che sono l'uva passa, qualche dattero, no? Sì, sono l'albicocca passita. L'albicocca passita, perfetto, bravissima. Andiamo in bocca, sì. Ce la facciamo più? Poesia, cioè proprio... Questo poesia. È un vino che di per sé possiamo anche definirlo come vino da meditazione. Particolare di questi prodotti sono... l'attacco della bottrice cinerea, no? Questa muffa nobile che in determinate condizioni rende, toglie l'acqua, disidrata leggermente il chicco, per ottenere poi, ridare tutto quello che ha dato, che ha tolto in questa poesia. Meditiamo. E via. Purtroppo è finita la puntata. Sì, allora, che peccato. Ci tocca mangiare la torta. Mi sono divertita. Ripetilo, per favore. Mi sono divertita molto. In più ha detto che... pesca. Peccato. Ecco, allora. Vabbè, allora Giulia Mascardo, grazie. Grazie a voi. Ilpomodorinoconfit.com. Andate a visitare il suo blog perché è fatto di freschezza, di belle idee. Grazie. Se siete appassionati di peccati di gola, ma anche di cucina veg, che è la cucina vegetariana che, insomma, anch'io in certi momenti dell'anno sposo totalmente. E poi i nostri social, ovviamente, sempre a vostra disposizione. Ma come facciamo sempre ai nostri ospiti, alle nostre ospiti. Ospiti, lasciamo un pensiero, magari dritto è meglio, così per dire, insomma. Non ci vedo più della fame. Esatto, e non solo questo, ma anche l'extravergine. Grazie che tu mille. Hai detto conoscere molto, sì. Bene, e che noi amiamo tantissimo, perché ovviamente questo contribuisce a migliorare ancora di più i piatti. Detto questo, alla prossima puntata vi seguiamo noi, voi seguite noi, si fa dire. E ci noi seguiamo. E voi noi. Reciprocamente. Mi raccomando, restate sempre con Due Chiacchiere in Cucina. Grazie Giulia. Ciao e grazie. Ciao.